Questa settimana sono proprio felice ed onorata perché è un personaggio straordinario, una donna che io stimo ed ammiro moltissimo, attrice, cantante, attrice cinematografica, teatrale, ma soprattutto una lunga dinastia circense. Ben arrivata Liana Orfei! Che splendida persona che sei, Liana! Questa presentazione veramente merita un Oscar, io ti ringrazio infinitamente. Ho detto solo la verità, ho detto tutto quello... Tu sei buona. Tutto sei quello. Buona, brava, sei buona e dicono anche buona, dicono bella, brava e buona. Grazie, grazie, sei gentilissima. Senti, appunto, dicevo attrice di teatro, cinematografica e poi cantante, poi questa lunga dinastia legata al sì, circo. Qualche anno che gli Orfei fanno circo, circa 200 e passa. Mamma mia, ragazzi, questa è proprio è una storia, pagine di storia. Senti, il tuo amore però più forte qual è? Tra il cinema, la musica, il circo? Dunque, io amo tremendamente la musica, il cinema, la televisione, il teatro, il circo, ma amo soprattutto il pubblico, che è quello che è il fiore di tutto questo. Che rapporto hai, Liana, con il tuo pubblico? Ho sempre avuto, sono privilegiato, ho sempre avuto un rapporto meraviglioso. Non c'è bisogno che io dica qualche cosa, oppure se dico qualche cosa mi credono. E questa è la cosa più bella, anche perché, e lo dico e mi vergogno, non ho mai detto bugie. Sei vera, schietta e diretta. Senti, tra l'altro io ho letto che tu hai lavorato con personaggi del calibro di Fellini, di Orson Welles, quindi veramente... Oltre a aver lavorato, forse ho lavorato poco, ma l'amicizia è stata grande, grande, lunga, ma non solo a me e di Fellini, ma Fellini con la mia mamma, con il mio fratello Nando, che è uno dei protagonisti del suo famoso Amarcord, il Pataca, il famoso Pataca, con mio fratello Rinaldo, cioè questo ramo degli Orfei si onora di essere stato grande, grande, grande amico di Federico Fellini. Poi ho lavorato così con tanti attori, con tanti registi famosi, e da Mastroianni a Orson Welles, dei registi fantastici come Edoardo De Filippo e tanti tanti altri. Scusa, purtroppo la stagione è questa. Ma la cosa più importante per me in questo momento non è il viale dei ricordi, che sono sempre una cosa preziosa, una cosa bella, il tesoretto, sai il famoso tesoretto? Quando uno è leggermente triste, va un attimino nel suo viale dei ricordi, attinge qualche cosa, sempre cose belle logicamente, e passa immediatamente il momentino, diciamo così, di malinconia. La cosa bella invece è che io sono sempre proiettata verso il futuro. Nel senso che ho creato tanti anni fa, assieme a mio marito Paolo Prestipino, questo grande festival, il Golden Circus Festival, che si svolge... tra i più importanti, sono tra i tre più importanti al mondo, cioè Monte Carlo prima di tutto. Chapeau al principe, grazie, infinite grazie al principe che ha rivalutato, riqualificato il circo nel mondo, non in Europa, nel mondo. Poi c'è Parigi e poi c'è Roma Capitale, il Golden Circus Festival, perché si svolge solamente a Roma da 29 anni, quest'anno dal 21 di dicembre al 6 di gennaio, alla Tenda Strisce ci sarà la 29esima edizione ed è la sfida fra i più grandi artisti del mondo, ognuno nella sua specialità, dai trapezisti agli acrobati a qualsiasi, soprattutto adesso anche nel circo contemporaneo, ma la cosa più bella è la sfida tra gli artisti tradizionali del circo, che sono sempre grandi attrazioni, e quelli del circo contemporaneo, ed è una cosa che è seguita tantissimo dal pubblico romano da ben 29 anni e ne sono orgogliosa, dico la verità. Beh, 29 anni, Senti Liana, com'è la vita del circo? Perché è un mondo che affascina non solo i bambini ma anche i grandi, è un mondo fatto proprio di magia, di fantasia, di sogno. Paola, hai ragione, perché vedi, il circo credo che sia quella forma di spettacolo
non so per quale alchimia meravigliosa è avvenuto questo, che coinvolge praticamente tutta la famiglia. Cioè al circo si diverte il bambino, la madre, il padre, la nonna, il nonno, gli zii. Cioè il circo veramente è il divertimento non solo familiare, perché poi lì ci sono mica solamente i numeri che piacciono ai bambini, ci sono delle stanghe, delle vero, bellissime, delle donne stupende che fanno veramente, esatto, che fanno girare, bravissime, via di seguito. Ma non so spiegare il perché, forse questa magia della sfida con se stesso, cioè quello che un artista circense riesce a ottenere dal proprio corpo e dalla propria mente, solo con tanti anni di allenamento, di prove logicamente, poi ci vuole anche l'attitudine, bisogna essere anche fortunati di avere questa predisposizione, ma riesce ad affascinare il pubblico nonostante... Sai, una volta il circo rappresentava l'eroe, cioè l'uomo della giungla con gli animali, l'uomo che volava, i trapezisti. Oggi, che oramai questi ragazzini hanno tutto, abbiamo visto tutto e di più, nonostante questo il circo riesce sempre ad affascinare e a creare quel momento di fiaba, quel momento di magia che non si trova sempre, capito? Si trova soprattutto nel circo. Poi è un mestiere proprio anche fatto di grande rigore, di serietà, di grande professionalità. Sai, non potresti arrivare da un trapezio all'altro con un triplo salto mortale, o addirittura l'anno scorso nel Golden, nella 28esima edizione, abbiamo battuto con una troupe della Corea del Nord, abbiamo battuto 5 record mondiali. C'era la gente che impazziva, il quadruplo salto mortale, la quadrupla piroetta, non la terza, che già è un miracolo fare 3 salti mortali, già è un miracolo farne uno, farne 3, immagina. Il quadruplo salto mortale con gli occhi bendati, cose da non credere. Ecco, quest'anno porteremo anche tante grandi attrazioni, mi auguro che qualcuna di queste batta un altro record mondiale. Beh, speriamo, te l'auguriamo. Senti, tratto questo argomento proprio come si suol dire en passant, perché se ne parla, se ne fa un gran parlare, quindi vorrei sapere anche la tua opinione. Ah, animali sì o no? Cosa mi chiedi? Mi parli degli animali? Sì o no? Ci tengo, allora, proprio da ascolta, te che sei la regina, ecco, del circo. Io non sono una portata a dire sì, gli animali, perché qui... No, gli animali nel circo, credimi, da... parecchio tempo a questa parte, certo, una volta c'erano addirittura gli schiavi, è logico, gli animali venivano importati, tanto gli animali nei circhi non è vero che vengono importati, sono tutti animali nati nei circhi da sempre, da generazioni e generazioni, perché non si importa più niente nel circo, mentre tutti gli animali che vengono importati, un'enormità, vengono importati per le case private, non per il circo, e lì non si sa come vengono trattati, mentre nel circo tutti possono andare a vedere le guardie forestali notte di giorno, quando fanno le prove, come vengono stabulati, cioè come stanno nelle gabbie, possono, chiunque può entrare e vedere dentro le case private, quando tengono un bradipo dentro una gabbia da uccelli, un bradipo dentro una gabbia da uccelli, questo però non viene detto. E poi voglio dire una cosa, su un animalista diciamo vero, di cuore, quelli che sono veramente votati, ce ne sono 100 che lo fanno o per moda o per avere una visibilità, come molte politiche in questo momento, senza fare nome, tanto le conoscete tutte, stanno facendo, danno contro il circo dicendo delle infamità contro i circensi, e pensa, io non ho animali, sto difendendo una categoria, io non ho animali, ho cani randagi, tanti, tanti cani randagi, quelli sì. Non che non ci siano animali, diciamo, nei festival, perché ce ne sono anche al Principato di Monaco. Io dico, io non viaggio più, non sono più circo itinerante, per cui non ho più animali. Però ti posso assicurare che quando gli animali sono nel circo, stanno... quando dicono datele la libertà, ma se questi sono nati in cattività, la libertà che conoscono è la loro casa. Io ricordo uno zoo che è stato debellato in una grande città italiana, senza fare il nome perché purtroppo sono persone che conosco,
Quando hanno debellato questo zoo, gli animali che erano nati lì, che stavano veramente un po' strettini, però stavano bene. Bene, sono state vendute a dei piccoli circhi anche all'estero, sono stati mandati, e quelli che non è, sono stati uccisi. Per cui non è vero, la gente del circo ama gli animali. Ci tenevo in particolar modo alla tua opinione. Senti, però parliamo del presente e del futuro, perché tu hai creato anche una scuola e quindi è una cosa importantissima, perché? Tu mi tocchi proprio nel cuore, Paola. Perché? Perché è stato il sogno della mia vita e grazie a mio marito sono riuscita a realizzarlo. Questa è una delle più grandi scuole d'Europa, è la più grande senz'altro italiana, e il sogno della mia vita si avvera nel creare degli altri artisti circensi italiani. Sai, Paola, perché dico italiani? Perché ogni volta che io devo prendere un numero di un artista bravo, di una troupe brava, devo andare sempre all'estero, perché quei pochi artisti italiani bravi, perché anche noi li abbiamo, ma sono pochissimi che ci sono, partono anche loro per l'estero ed è raro averli. E siccome, Paola, il mestiere circense attualmente è forse l'unica arte o l'unico mestiere, chiamiamolo pure mestiere, che non soffre di crisi. Non ha crisi. Non ha crisi in assoluto. Perché? Per il semplice motivo che in tutti gli spettacoli del mondo, dalla opera alla commedia, ai festival, agli avvenimenti sportivi, tu guarda bene, Paola, è sempre composto da una buona 50% di artisti circensi. Perciò, dopo essere usciti, diciamo, da una scuola, da una buona scuola, con un piccolo diploma circense, nel giro massimo di 15 giorni, un mese, trovano lavoro. Che bella notizia! Che bella notizia che ci hai dato, finalmente un settore che non è in crisi. Grazie veramente di cuore, grazie. Vuoi lanciare un messaggio in particolar modo al tuo pubblico che ti ama da tanti anni, che ti segue? Beh, logicamente, con egoismo devo dire, vi aspetto al Golden Circus Festival, certo, al Teatro Tenda Striscia, ma soprattutto vi aspetto per Capodanno, perché noi faremo, come tutti gli anni, quest'anno in particolare, un grande veglione con un gran buffet per tutti il pubblico, una specie di cenone, e poi si ballerà sino al mattino. Quindi mi raccomando, Capodanno con gli Anna Orfei al Golden Circus. Prima di lasciarci facciamo entrare il nostro fotografo di scena, Valerio Faccini, che immortala questo momento. Vieni, Vale! Vale, ti conviene farmi bella, ecco, perché se no... ci dobbiamo anche alzare, ma sì. Va bene, va bene, okay. Perfetto. Foto, immortaliamo. Un'altra. Grazie Valerio Faccini. Ma grazie soprattutto a te, veramente contentissima di averti avuto mia ospite. Ti inseguivo da anni. Te l'ho detto, sei bella e brava. Grazie. A confidenzialmente con...